Roma fino appunto al passaggio del prossimo sindaco. Sì, la posizione del rettore in questo senso è abbastanza contraddittoria, sinceramente, perché noi abbiamo avuto dei dialoghi molto intensi con il rettorato, con i soggetti insomma che compongono la gestione degli eventi all'interno della Sapienza, e pur riconoscendo diciamo la gravità della cosa, perché pure il Senato accademico ha ammesso che l'ingerenza di un comune commissariato all'interno di uno spazio pubblico come a statuto speciale, diciamo, con un proprio statuto per gli studenti o delle proprie regole, con una sorta di costituzione, diciamo così, delineata, è molto grave. Tuttavia, però la posizione di Gaudio non è mai stata troppo lineare, perché fondamentalmente l'interesse di poter fare eventi, questo decreto, insomma, questo TULS che è stato ritirato fuori da Tronca, colpisce anche la possibilità per l'università stessa di poter organizzare eventi. Ci sono certo eventi che in dialogo con la Sapienza vengono messi in campo. Penso al Teatron, che è un evento insomma di teatro greco che viene organizzato ogni anno nella piazza antistante l'edificio di matematica, oppure la stessa Musa, che sarebbe l'organizzazione per i concerti di musica nella Sapienza, concerti di musica jazz, di musica etnica e di musica classica. Anche la possibilità di organizzare questi eventi, diciamo, più istituzionali è stata messa in discussione da questa riesumazione del decreto del TULS. Quindi è nell'interesse stesso della Sapienza provare a scardinare questo sistema, queste normative. Fino a questo momento Gaudio si è sempre comportato in maniera contraddittoria nella misura in cui gli è interessato soltanto salvaguardare quell'aspetto lì, non tenendo in considerazione invece la grande ricchezza che c'è all'interno della comunità studentesca. Dunque chiudiamo questa intervista con un breve cenno quindi al programma della Notte Bianca, date, orari e alcuni contenuti più importanti. Assolutamente. Allora, la Notte Bianca quest'anno, come dicevo all'inizio dell'intervista, partirà diciamo con interventi studenteschi di musica dalle 7 del pomeriggio circa. Ci saranno tre palchi come ogni anno: un palco di musica reggae, un palco di musica hip hop e un palco di musica techno. Sono stati tantissimi gli studenti che hanno deciso di partecipare all'organizzazione diciamo della line up dei palchi, e ci saranno, prima di queste della line up principali, ci saranno appunto gruppi di musica live, acustico e rock. Non solo, prima ci saranno degli interventi anche teatrali e di capoeira, insomma il programma è anche di parkour. Il programma è densissimo e larghissimo, insomma abbraccerà uno spazio di tempo che partirà insomma dalle 6-7 del pomeriggio fino alle 5 del mattino. Quale sarà lo slogan della giornata? Anzi, della nottata in questo caso. Lo slogan della giornata è l'università è nostra, appunto, proprio perché vogliamo ribadire con questa Notte Bianca che la necessità di poter organizzare iniziative culturali alternative, ma in senso più largo anche di poter mettere in campo, di costruire delle alternative politiche all'esistente, deve essere salvaguardato, deve essere data, e soprattutto gli studenti stessi devono essere parte attiva in questo processo. Bene, allora ringraziamo Valerio di questa testimonianza. Alla fine poi una conferenza stampa è comunque uscita fuori, e tanti tanti in bocca al lupo per la riuscita di questa Notte Bianca, che comincerà quindi il prossimo 17, no? Sì, venerdì 17 giugno. Benissimo. Alle ore 6 in Sapienza.
per impegni chiaramente sindacali di Giuseppe. Domani avremmo dovuto fare un filo diretto, proseguendo quel filo diretto già fatto venerdì scorso. Il tema da affrontare sarebbe stato l'utilizzo di Facebook da parte della rete degli edicolanti, da parte del sindacato e così. E, avremmo tentato di entrare a piedi pari, come si dice, in un argomento importante per la mission di questa radio e quindi di quello che vuole rappresentare nell'attività sindacale, anzi in dialettica con l'attività sindacale e nella vita quotidiana e nell'attività degli edicolanti. Comunque lo affronteremo magari la prossima settimana compatibilmente con l'agenda di Giuseppe Marchica. E comunque abbiamo voluto mandare in onda in diretta Giuseppe Marchica perché credo all'inizio di questa settimana è partita una lettera, una circolare piuttosto dura nei toni e nei contenuti a proposito delle varie strategie di vendita messe in atto dagli editori. Voglio ricordare, adesso lascio la parola a Marchica, ma voglio ricordare che potete intervenire attraverso la chat ponendo alcune domande o alcune proposte di argomenti. A te la parola, Giuseppe, partiamo da questa lettera e poi insomma vedi tu. Sì, Fabio, adesso cercherò oggi di fare proprio una cosa molto, molto rapida, anche perché dopo di me è previsto l'intervento del nostro presidente del Comitato Direttivo Nazionale, Vito Michea, che credo qualcosina in merito a diverse cose da dire ce l'ha. In veste di segretario di Bari. Sì. Però sai, noi mescoliamo sempre tutto, siamo sempre quelli, siamo in pochi, No, quindi. non voglio abbassare i gradi a Vito, per carità. No, I gradi sono il suo nome in questo caso. per cui io cercherò di essere molto telegrafico, vedremo se riusciamo la prossima settimana a fare quella discussione che avevamo detto. Dubito giovedì e probabilmente dubito anche venerdì, perché sono in giro per Frosinone, Roma, quindi qualche difficoltà ce l'abbiamo, però vediamo di trovare comunque la possibilità di intervento. No, tra In l'altro merito. Giuseppe, scusami se ti interrompo, Prego, lo voglio dire, io prego, prego. mi ero preparato il compitino, ero proprio felice, stracontento di poterlo, come dire, esporre punto per punto, quindi prima o poi la dovremmo fare questa discussione su Facebook. Scherzo. Sì, ma Ti lascio. magari la prossima settimana, senza aspettare venerdì, vediamo se riusciamo a farla martedì o mercoledì, Ah, va bene, organizziamo. certo. Però Vai in avanti. merito invece alle cose che tu hai introdotto, sarò molto veloce, volevo dare un altro paio di informazioni su altre due questioni, credo, di interesse generale. Il documento che noi abbiamo mandato in giro sull'iniziativa editoriale di vario genere, alla fine noi abbiamo rifatto e messo in fila alcuni ragionamenti che nella sostanza sono anni che abbiamo, cioè non è che ce lo siamo inventati improvvisamente adesso. Qualche edicolante ci ha risposto dicendo: ma solo adesso vi accorgete di queste cose? In verità, sul problema degli abbinamenti, dei cut price, degli abbonamenti, io credo che siano diversi anni che Sinagi ci mette, non io, ma tutto Sinagi ci mette la faccia nel dire determinate cose. Ognuno, ogni volta che esce una testata in abbinamento strano, adesso si parlava per esempio a Pisa di Two Style con La Nazione, nella zona di Pisa, di Pontedera, non mi ricordo esattamente se ci sono altre località. Ogni volta ci si chiede: ma voi cosa dite? Noi non è che ogni volta che c'è una cosa di questa facciamo una lettera, la rispieghiamo, ridiciamo le stesse cose. Allora, questa volta, visto che da un po' che non facciamo, e da un mese o due che non facciamo lettere di questo genere, abbiamo voluto fare un riepilogo per ricordare a tutta la rete di vendita che noi dobbiamo operare nel senso di trovare l'economicità del nostro lavoro per quello che ci è possibile, che vuol dire che tutto ciò che ci mette in crisi, l'attività, il lavoro, il reddito dell'edicola, noi dobbiamo in ogni modo evitare di
di farlo. Allora, questi abbinamenti con i regali, una cosa che è in vendita da qualche parte la regalano completamente, come nel caso di Tostyle, è un'attività antieconomica per il rivenditore o no? Sì, è un'attività antieconomica, perché oltre a regalare Tostyle, quindi non guadagnare nulla sulla vendita di quella testata, probabilmente perde la vendita di testate a pagamento. E quindi, siccome noi non possiamo dire che queste cose vanno boicottate, perché si va in penale, cioè nel senso che in penale ci va poi il singolo edicolante se fa un'operazione di questo genere, allora noi l'indicazione contrattualmente corretta possiamo dare è quella di promuovere delle altre cose, di non promuovere quelle testate, di non chiedere risarcimenti e di promuovere altre testate che invece hanno un prezzo di partita normale, che ci fanno lavorare, ci fanno guadagnare, eccetera. Il volantino che noi abbiamo messo fuori sostanzialmente dice questo, dice di non esporre queste pubblicazioni che sono oggetto di queste promozioni, di non proporle ai clienti, però se il cliente ne dice mi dia tu stai il, la nazione, l'edicolante gliela deve dare, perché se non gliela dà non è che passa dei guai sinato, ha dei problemi lui come attività, come rivendita, perché poi gli editori che queste cose le hanno sempre fatte e le continuano a fare, le verifiche sulla rete di vendita di come si comporta le fanno continuamente con dei falsi clienti, per cui noi se uno ce lo chiede glielo dobbiamo dare, però un conto è darglielo a uno che ce lo chiede, un altro è esporlo, un altro ancora è metterlo il più lontano possibile dove nessuno lo vede. Questa è l'attività che noi costantemente dobbiamo fare su tutte queste attività di promozione che ci sono in giro, e volevamo solo con questo documento ricordarlo. Abbiamo aggiunto anche una riga che dice anche a causa del disinteresse che la Federazione Editore sta dimostrando nei confronti della nostra piattaforma contrattuale del rinnovo dell'accordo nazionale, ancora a maggior ragione c'è bisogno di fare questo tipo di attività.